Negli ultimi anni sono stati tanti gli sviluppi nel trattamento dei pazienti con HIV e soprattutto è recentissima l'approvazione della Commissione europea per un nuovo regime anti-HIV, una duplice terapia. Abbiamo approfondito questo argomento durante la 10ª edizione del congresso ICAR con il dottor Diego Ripamonti. Allora, dottore, parliamo quindi di una terapia duplice, due farmaci. Finora si parlava di tre farmaci, oramai 20 anni che parliamo di una triplice terapia che è andata sempre più migliorando. Ma adesso siamo a due farmaci. Quali sono gli studi che hanno portato poi all'approvazione europea di questa combinazione? Sono due studi, si chiamano SWORD, sono stati verificati in tutto il mondo, quindi sono multinational, come diciamo, hanno arruolato ben 1000 pazienti, quindi 500 pazienti per braccio, sono studi randomizzati, rispondono alle richieste della FDA per l'approvazione di un nuovo regime e si sono confrontati con quello che è il regime standard, cioè a tre farmaci rispetto ai due farmaci contenuti nel nuovo modello. E i risultati a 48 settimane, come richiesto dalle procedimenti registrativi, ha confermato che il paziente ha una soppressione virologica a 48 settimane uguale a quelli che continuano il regime a tre farmaci, quindi essendoci l'equivalenza, cioè la non inferiorità terapeutica, questa opzione è stata registrata e quindi è un'opportunità solo per i pazienti che sono già soppressi virologicamente, cioè che stanno andando bene con la loro terapia, è un'opzione limitata. Ecco professore, appunto ci diceva le 48 settimane, in realtà lo studio è ancora in corso e arriverà alle 148. Abbiamo dei dati ulteriori rispetto alle 48 settimane su un periodo un po' più lungo? I dati verranno presentati quelli a 96 settimane che sono già disponibili ma non ancora comunicati, verranno comunicati al prossimo congresso internazionale sull'AIDS che si verificherà a luglio, per cui a breve avremo veramente questa informazione. Non ci aspettiamo, ad onore del vero, per storia clinica, non ci aspettiamo che i dati a 96 siano diversi dai 48 settimane, ma in ogni caso sarà interessante avere la conferma del mantenimento dell'efficacia virologica di questa duplice terapia, come la chiamiamo. Ecco professore, i farmaci appunto che formano questa duplice, il dolutegravir e la rirpivirina, in realtà erano stati già precedentemente approvati ovviamente come farmaci. Come riescono a essere così efficaci essendo due farmaci combinati rispetto a una triplice che è stata sempre utilizzata finora? Certo, i farmaci sono già registrati, erano già impiegati, ma sono nei regimi a triplice terapia. Da qualche anno sono disponibili, quindi li conosciamo bene. La novità sta nel metterli insieme in un regime che ha solo quei due farmaci e naturalmente si è dimostrata l'efficacia. Anzi, sono disponibili come compressa singola, quindi avremo una sola compressa che può essere impiegata ma che contiene solo due farmaci invece di contenerne tre. Era necessario lo studio per dimostrare che la loro combinazione poteva portare risultato simile a tre farmaci e questo è stato fatto e quindi ci consente l'impiego. Professore, per quanto riguarda le resistenze, cosa possiamo dire per questa terapia? Non ci sono state resistenze prodotte se non in un unico paziente che ha sospeso volontariamente la terapia, quindi di fatto il dato importante che è emerso da quei due studi è che a 48 settimane non ci sono stati fallimenti virologici con delle resistenze, il che vuol dire che la barriera, la solidità di questa combinazione a due è simile a quella a tre farmaci, quindi per noi è molto rassicurante in termini di prospettiva a lungo termine. E infine per quanto riguarda la sicurezza? La safety, come noi la chiamiamo, di questa terapia è molto elevata, i due farmaci sono ben tollerati, le interazioni farmacologiche sono molto modeste, a parte una necessità di assumerlo con il pasto, ma cosa che già normalmente le persone fanno, quindi in realtà i dati di safety che riguardavano a 48 settimane sono estremamente confortanti, quindi credo che da questo punto di vista siamo molto tranquilli.